Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta Charlotte. Questa torta ormai è stata messa nel patrimonio gastronomico universale perché non si può trascurare la bellezza esterna e il gusto stupefacente che si racchiude all'interno. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 95 g di farina zero, 55 g di fecola di patate, 180 g di zucchero, 6 albumi, 6 tuorli, mezzo cucchiaino di succo di limone, una bacca di vaniglia bourbon. Assieme ai tuorli abbiamo messo i semi della bacca di vaniglia bourbon. Per prima cosa li trasferiamo in una bulla più capiente, ai quali aggiungiamo 100 g di zucchero dai totali. Noi andiamo circa a occhio. Fatto ciò, prendiamo le fruste elettriche e le mescoliamo per bene finché non diventano una bella crema. Quando la crema ottenuta avrà raggiunto questa consistenza e farà queste forme, quando ricadrà sulla crema stessa, la dovremo mettere da parte fino al momento del bisogno, perché ci dobbiamo occupare degli albumi che prendiamo. Mettiamo anche il succo di limone dentro ad essi, poi li montiamo circa per metà. Giunti a questa consistenza, aggiungiamo poco alla volta il restante zucchero e continuiamo a mescolare finché non finiamo tutto. Quando gli albumi avranno raggiunto questa consistenza finale, vuol dire che saranno pronti. Togliamo quello rimasto dalle fruste elettriche. Poi aggiungiamo i tuorli che abbiamo montato, possiamo dire, con un pochino di vaniglia, ai nostri albumi. E li alterniamo anche un pochino delle nostre polveri. Continuiamo così finché non finiamo tutti e due gli ingredienti e mescoliamo da sotto verso sopra, molto lentamente, in modo che gli ingredienti si incorporino per bene e la seconda parte la dovremo aggiungere quando la prima si sarà già ben assorbita agli albumi. Quando avremo finito di aggiungere tutti i nostri ingredienti, la consistenza dell'impasto che avremo ottenuto dovrà essere questa. Fatto ciò, trasferiamo il tutto in una sac à poche con una bocchetta di 1,5 cm. E dopo aver trasferito buona parte del nostro impasto in una sac à poche, noi vi volevamo fare vedere la nostra carta da forno. Come potete vedere, l'abbiamo divisa in tre spazi da 10,5 cm l'uno, distanziati ognuno da una linea di 1 cm. Adesso la giriamo e per lungo creiamo i nostri biscottini. Devono essere leggermente distanziati tra loro, non troppo attaccati. Continuiamo così finché non finiamo tutta la nostra teglia. Quando avremo finito di riempire la nostra teglia di questi deliziosi biscotti, non ci rimarrà altro che cospargerli di abbondante zucchero a velo e cuocerli a forno normale a 190 gradi per 15 minuti. Mentre i nostri biscotti stanno cuocendo, noi dobbiamo formare due dischi di 18 cm. Li giriamo come al solito e, aiutandoci con la nostra sac à poche, dobbiamo fare dei movimenti circolari fino ad arrivare al bordo. E dopo aver finito di fare anche il primo cerchio, dobbiamo fare il secondo, ma prima lo cospargiamo con abbondante zucchero a velo. Quando avremo finito di fare il secondo e anche di cospargerlo di zucchero a velo, lo cuoceremo agli stessi gradi per 12-15 minuti. E con l'impasto avanzato facciamo degli altri biscotti. E appena sono passati 15 minuti di cottura, dobbiamo togliere subito i nostri biscotti dalla carta da forno e dalla teglia e adagiarli sulla nostra griglia. Mentre i nostri biscotti si stanno raffreddando, noi ci occupiamo del ripieno della nostra torta e per esso ci serviranno
500 ml di purea di fragole fresche, 500 ml di panna da montare già zuccherata, 150 g di mascarpone, 300 g di fragole fresche, 14 g di colla di pesce, ossia la gelatina. Per prima cosa prendiamo tutta la nostra colla di pesce e la lasciamo in ammollo in acqua fredda per 10 minuti. Fatto ciò, prendiamo un pentolino e ci versiamo dentro circa la metà della nostra purea, assieme a 30 g di zucchero semolato. Poi portiamo il tutto sul fuoco finché non sfiora l'ebollizione. Quando la nostra purea con lo zucchero ha sfiorato il bollore, aggiungiamo anche la nostra colla di pesce, mescoliamo velocemente, aiutandoci con una palettina. La strizziamo per bene, mi raccomando ragazzi, perché non ci deve essere l'acqua dentro. Poi aggiungiamo la restante purea, mescoliamo e lasciamo che si raffreddi per bene. Poi prendiamo una boule più capiente e ci mettiamo tutto il nostro mascarpone e tutta la nostra panna. Poi, aiutandoci con le fruste elettriche, montiamo per bene il tutto. Quando avremo finito di montare questi due ingredienti, aggiungeremo poco alla volta la nostra purea di fragole e dovremo aggiungere la seconda parte quando la prima si sarà già assorbita per bene al composto. Continuiamo così finché non la finiamo tutta. Ora vediamo assieme gli ingredienti per la decorazione della nostra stratosferica torta, ossia 100 g di more fresche, 100 g di fragole fresche tagliate a metà, 100 g di spicchi di arancia freschi, 150 g di lamponi freschi, 50 g di cocco fresco e 100 g di mirtilli freschi. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio della nostra torta. E per prima cosa, come potete vedere, abbiamo preso uno dei nostri piatti da portata e una teglia richiudibile ad anello con 10 cm di altezza per 20 di diametro richiudibile. A questo punto la poggiamo sopra il nostro piatto da portata e per prima cosa prendiamo uno dei nostri dischi di biscotto e lo mettiamo sotto. Poi prendiamo i nostri biscotti e, come potete vedere, abbiamo eliminato uno dei lati in modo che la base sia dritta e che misurino esattamente 10 cm, che è l'altezza della nostra teglia. Mettiamo la parte rigonfia dalla parte della nostra teglia e continuiamo così finché non li finiamo tutti. E dopo aver finito di aggiungere tutti i nostri biscotti alla torta, si deve presentare esattamente così. Noi ne abbiamo utilizzati 18. A questo punto prendiamo la nostra crema di purè di fragole e ne mettiamo un terzo. E dopo aver livellato per bene tutta la nostra crema, aggiungiamo metà delle nostre fragole tagliate a pezzettini. Poi aggiungiamo circa altri 2 cucchiai di crema e livelliamo il tutto per bene, sempre aiutandoci con il nostro cucchiaio. Fatto ciò, prendiamo l'altro disco di biscotto e lo appoggiamo molto delicatamente sopra. Fatto ciò, mettiamo un altro terzo della nostra crema. Come prima, livelliamo per bene aiutandoci con il nostro cucchiaio. Fatto ciò, aggiungiamo tutte le restanti fragole. Ora aggiungiamo la restante crema e livelliamo il tutto per bene. Poi la dovremo mettere in frigo per circa 12 ore in modo che si assesti per bene. Con una palettina livelliamo per bene dappertutto.
E dopo 12 ore di riposo in frigo, finalmente possiamo decorare la nostra torta. Qui è tutto a scelta, ovviamente, ragazzi. Ovviamente tutto relativo. Ma guardate che meraviglia di una torta che ci è venuta, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa delizia di una torta. Ragazzi, è stupefacente. Veramente stratosferica. C'è la morbidezza di questa base di biscotto che abbiamo fatto. Poi c'è questa crema con la purea di fragole che si scioglie letteralmente in bocca. Questi pezzettini di fragola che danno croccantino. Poi tutta la frutta sopra. Insomma, ragazzi, veramente è stupenda. Assolutamente da provare. Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!